2250 mascherine di tipo FFP2 per gli infermieri degli ospedali dell'Aretino. Ancora un'importante boccata d'ossigeno dunque per chi ogni giorno è in prima linea nella lotta al Covid-19. Le mascherine verranno distribuite in maniera equa in base ai reparti logicamente all'interno dell'ospedale, quindi come sempre in prima battuta i reparti che sono a stretto contatto con i pazienti Covid e poi via via tutte le altre anche strutture operative, perché indipendentemente da chi ha ricoverato pazienti Covid o meno, le nuove linee guida prevedono comunque l'utilizzo di questi DPI anche in altre manovre, appunto come intubare, quindi in particolar modo per gli anestesisti, per i blocchi operatori. Quindi noi facciamo una distribuzione capillare, insomma, diciamo un po' a tutto il reparto e cercando appunto di seguire quelle che sono le linee guida, e quindi in questo modo diamo i giusti DPI in base al tipo, insomma, di lavoro che viene effettuato. Una donazione da parte di Gutenberg, l'azienda che opera nella formazione in sanità. Tutti diciamo in questi giorni quella che è la verità di sempre, che gli infermieri sono attenti al loro lavoro, professionali, hanno grande etica. Finalmente tutta l'Italia se n'è accorta, e allora anche questi piccoli gesti devono in qualche modo insegnare che domani non ci dobbiamo dimenticare. L'OMS ha definito il 2020 come l'anno dell'infermieristica e oggi, per l'appunto, questo anno viene onorato ogni giorno grazie a tantissime donazioni, al tantissimo calore che tanti privati ci stanno dimostrando in questo momento di difficoltà, soprattutto nel reperire dispositivi di protezione. Noi poi, dalla nostra parte, a livello politico e istituzionale, lo faremo, chiederemo chiaramente una giusta valorizzazione sia professionale ma anche economica della professione, perché abbiamo capito finalmente anche a seguito di questa pandemia che la figura dell'infermiera è una figura fondamentale della catena del sistema sanitario. Ed adesso la società che organizza il grande evento sul rischio clinico Forum Risk Management, migrato a Firenze, pensa ad un ritorno in terra aretina. Il Covid ha costretto a ripensare le imprese, a ripensare tanti modi. Gutenberg, essendo una società che organizza eventi, ovviamente in questo momento è ferma. Nel ripensamento ci sta tutto, ci sta anche vedere un po' seguire le linee guida che poi il governo un po' anche dà sui eventi, sui grandi numeri. Per cui stiamo ripensando, stiamo valutando attentamente e seriamente l'opportunità.